Siamo qui con l'architetto Anna Ferrara, che ha partecipato all'allestimento della mostra collettiva di architettura Salerno ad Arte. Per quale motivo si è deciso di organizzare questa mostra al complesso monumentale di Santa Sofia? Allora, innanzitutto perché il complesso di Santa Sofia è noto soprattutto per ospitare delle manifestazioni di natura culturale, ma di profilo sempre molto medio-alto, quindi si qualifica tra quelle strutture dove vengono appunto, diciamo, allestite delle mostre di carattere proprio intellettuale. Lo scopo di tutta la mostra, che si è protratta per 10 giorni, è quello di dare visibilità a quelli che sono gli architetti giovani ed emergenti a Salerno, proprio perché Salerno ha voglia di farsi vedere proprio a livello europeo, a livello internazionale. E quindi qui appunto hanno esposto su 10 spazi differenti quelli che sono i talenti emergenti in questo momento. Come ha risposto la città di Salerno a questa mostra? Devo dire molto bene, sicuramente anche a livello di diverse fasce d'età, sicuramente le persone del settore interessate proprio all'architettura e appartenenti a una fascia d'età analoga agli architetti che hanno esposto, però ho visto anche persone diciamo anche un po' più grandi e diciamo che il successo c'è stato sicuramente, c'è stata una grande affluenza anche durante la settimana, in giorni in cui non ci se l'aspettava. Siamo qui con l'architetto Francesco Giannattasio, uno degli architetti in mostra. Per quale motivo si è deciso di organizzare un evento di questa portata a Salerno e soprattutto che riscontro da parte del pubblico c'è stato? Il motivo credo, anzi sicuramente, è quello di promuovere il fare, cioè fare qualcosa che ha a che fare appunto con l'arte, l'architettura, il design, che è una cosa che manca. Quindi laddove c'è cultura ben venga, anzi un grazie speciale a tutto lo studio dell'architetto Viscido che ha organizzato questa bellissima mostra e anche a tutti noi che abbiamo partecipato con grande entusiasmo. E riguardo poi le presenze, abbiamo registrato tantissime presenze, interesse. La cosa che mi ha colpito in modo particolare è il fatto che soprattutto le persone comuni si sono avvicinate a degli ambiti a volte un po' diciamo estranei alla quotidianità, e questo credo sia un grosso risultato sicuramente. Siamo con l'architetto Francesco Rizzo, autore di questa lampada. Cosa vuoi comunicare con questo, anzitutto con la tua presenza qui a Salerno ad Arte e poi soprattutto con la tua opera? Sì, allora, qui a Salerno ad Arte la nostra partecipazione è stata perché un confronto con gli altri architetti è fondamentale per la crescita di tutti quanti noi, e per l'occasione abbiamo portato dei prototipi di alcuni oggetti disegnati da noi, tra i quali c'è questa lampada, come altre cose sempre disegnate da noi, altre lampade che sono qui esposte nel nostro stand, diciamo. Siamo qui con l'architetto Mario Francese dello studio Barzark e siamo qui con 2 sue opere, il portatromba e la chaise longue. Mario, da cosa nasce? La chaise longue nasce sull'onda dell'attuale problema che ci stiamo ponendo un po' tutti noi architetti del riciclo e del riutilizzo. Abbiamo cercato di superare un po' il concetto del riciclo e passare al riutilizzo, cioè prendere degli oggetti che comunque vanno di nuovo nella filiera del riciclo, però hanno comunque una loro dignità formale. In questo caso sono tubi di cartone che servono da supporto per i rotoli di carta della tipografia, che comunque hanno una loro dignità strutturale, possono essere riutilizzati anziché riciclati e quindi scapolare questa filiera del riciclo e essere riutilizzati direttamente. Li abbiamo uniti a dei tondini di ferro che sono gli spezzoni dei ferri delle armature che troviamo in cantiere e che incontriamo tutti i giorni nel nostro lavoro, e abbiamo creato questa chaise longue. Il portatromba invece è tutta un'altra cosa, è un oggetto di puro design, prodotto su ordinazione da un maestro di tromba che voleva mettere in esposizione il suo strumento che non utilizza più, e quindi abbiamo fatto questi fogli di plex che sono incastrati fra di loro e servono a dare ovviamente spessore allo strumento, lo sollevano e lo librano nell'aria.
siamo qui con Fabio Quinto, l'artista che ha creato questa sedia. Fabio, mi parli un po' della tua opera? Bene. In effetti questo è un prototipo che rientra in un discorso un po' più ampio e nasce dalla progettazione di uno spazio. Quindi non è la sedia a sé stante, ma il contesto, e la sedia si inserisce in quel contesto. Ecco perché questa forma, ecco perché questi colori, e il locale sarebbe il diritto 39, abbinato poi anche ad altri tipologie di sedie, a un tavolo che sarebbe disegnato. Siamo ancora con l'architetto Anna Ferrara, questa volta ci siamo spostati nella Kunst und Wunderkammer. Da cosa nasce il titolo soprattutto e perché di questa stanza? Allora, questa è la stanza delle arti, nel senso che nei vari giorni della mostra si sono alternate varie forme d'arte, la pittura, la scultura, adesso abbiamo la fotografia. Il titolo significa Arte e Camere delle Meraviglie e questa stanza l'ho allestita con mio fratello, l'architetto Nicola Ferrara, che è tra i 10 architetti in mostra nell'altra sala. L'idea fondamentale è stata quella di realizzare questi pannelli che schermano parzialmente le opere esposte. Lo scopo è quello di creare interesse verso ciò che è esposto alle spalle, cioè è un modo per costringere, tra virgolette, il visitatore a guardare dietro e quindi a porre attenzione su quelle che sono le opere che vengono proposte come mirabilia, cioè delle meraviglie, dei pezzi unici, dei pezzi rari. Quindi i concetti sono stati fondamentalmente due. La Wunderkammer, che è appunto la camera delle meraviglie del Cinquecento ed è una forma, diciamo, archetipa di museo, e poi anche il giardino zen giapponese, lo Shakkei, che cerca di mettere in risalto il paesaggio cercando di guardarlo sempre attraverso delle bucature o attraverso delle brecce nel muro. E quindi l'idea è stata realizzata appunto con questi pannelli in corten e il tutto è stato completato con l'utilizzo del sale a pavimento, che ha un significato concettuale simbolico, perché presso la cultura occidentale è simbolo di sapienza, conoscenza, finezza di intelletto; per la cultura orientale è simbolo di onestà e lealtà. Siamo con l'organizzazione della mostra Salerno d'Arte, Olga Capuano e Giuseppe Casilli. Io direi di partire proprio da uno dei motti della mostra: e non finisce qui. In che senso? Nel senso che sicuramente ci saranno altre edizioni a partire dall'anno prossimo di questa mostra, che è stata la prima, insomma è stato un esperimento che a quanto pare ha funzionato e sicuramente avrà un seguito. Per ora non anticipiamo niente, però soltanto diciamo questo. Io vorrei ringraziare tutte le persone che hanno collaborato perché si sia realizzato tutto questo. Giuseppe, che è stato, diciamo, il direttore dei lavori di tutto questo allestimento, e tutti gli sponsor che ci hanno aiutato proprio a realizzare, anche fornendoci gli operai, i materiali per creare tutto questo allestimento, e anche perché abbiamo completamente rivestito Santa Sofia. E a nome dell'organizzazione Confusion ringrazio come lei tutti i nostri sponsor che ci hanno aiutato fortemente, ci hanno creduto nel progetto, in particolar modo gli architetti che hanno creduto, soprattutto l'architetto Viscido, l'architetto Granese, l'architetto Giannattasi, più conosciuto in Genos Studio, e tutti questi giovani architetti che veramente meritano e sono sul campo da pochi anni, però promettono molto bene.